pensate di questo viaggio di Giorgio Napolitano di cui parla lei? Ecco, ci racconta un po' le difficoltà che ci sono state in questo tragitto, questa traversata. Beh, è un progetto quasi 70 anni, sicuramente recente, ovviamente difficoltà ce ne sono state tante, traversata dal limite, freni, marce, insomma, non è una marcia di trasferimento così semplice, quindi le difficoltà sono state tantissime. Credo che siano difficoltà che più che prima persone, cioè sono una persona uguale, lento, insomma, simile, che mi sono costruito, insomma, cercando di ricostruire questo libro. Le difficoltà sono state le volte della storia di questo paese. All'interno di questa storia lei conosce così bene Napolitano, si aspettava questa seconda rielezione, che cosa pensa? Prima volta che ha tenuto la storia della Repubblica. Sì, no, mi aspettavo questa rielezione probabilmente anche perché perlomeno non me l'aspettavo prima di conoscere i risultati elettorali, e quindi quelli hanno cambiato fortemente il quadro. La verità non vuol dire che avendoci parlato tante volte anche per questo libro, logicamente la vogliamo, ma per capire chiaramente adesso all'idea di una sua elezione che ci provava ed era contrario a questa idea, diciamo, per due motivi: uno per guardare se stesso, la seconda era perché riteneva che se si fossero date, poi si sono date le condizioni per cui lui doveva essere rieletto, beh, questa sarebbe stata una sua. Sindaco, proprio oggi il Presidente della Repubblica è stato trattato nuovamente dalla Lega, una posizione paradossale per le faccende antipatiche. Proprio oggi a Rossini si presenta un libro che racconta un po' questo viaggio di Napolitano, un personaggio e poi che idea si è fatto? Senti, nel leggere, non sono riuscito a leggere tutto il libro, ma un terzo. Innanzitutto voglio dire che sono particolarmente felice e onorato di ospitare lo studio, che ho voluto fortemente Paolo Franchi, che è un vecchio di giornalista della sera, il giornale della mia famiglia da sempre, e quindi ho avuto la possibilità di seguirlo quindi stasera di conoscerlo, e per me è un grande piacere. Nel leggere il libro ho fatto due considerazioni particolarmente significative. Primo, i problemi della sinistra c'erano e ci sono, e nonostante tutto quello che è accaduto non abbiamo fatto grandi passi in avanti, perché entrambe le forze politiche dell'epoca, socialisti e comunisti, pensavano che le loro fortune coincidessero con le disgrazie degli altri, e invece questo è stato un suicidio. E l'altra considerazione è che proprio sentendo i giornali, leggendo i giornali, sentendo la televisione questi ultimi due giorni, l'ennesima conferma della differenza di statura, di peso, di qualità e di rappresentazione della prima con la seconda Repubblica. Siamo veramente alle pezze, oggi discutere di Orlando Brando e di
questa situazione di grave difficoltà, di confusione, ha costituito un elemento di unità e un punto di riferimento istituzionale. Penso che il libro abbia anche dei giudizi abbastanza impietosi, cioè sul fatto di non avere il coraggio di assumere posizione, di andare fino in fondo, anche qualche suo carissimo amico lo definisce con